Tagliamento è il fiume che, presso Casarsa, divide e unisce la lingua friulana, facendo sì che si riconosca una comune appartenenza, ma al contempo si segnali una diversità. Dal letto ampio e sassoso, a volte povero d'acqua in superficie e a volte traboccante, rapinoso per la potenza del flusso che giunge a modificarne l'aspetto e il tracciato. D'estate, una luce calcinante esalta nelle giornate limpide le anse, dove l'acqua si incava più profonda e le macchie d'arbusti e alberi regalano ombra e intimità. In Tagliamento ci si reca per fare il bagno, passare un pomeriggio tra amici nei giorni più caldi, in bicicletta, e poi ci si ritrova la sera in qualche sagra dei paesi vicini. È la sorgente di fantasie, di felicità, di immagini di bellezza che alimentano una vena profonda della poesia di quegli anni, ma che scava in Pasolini anche il senso della propria diversità, sentita a volte come una colpa alla quale si deve un sacrificio. Greva viola viva a Savariea wei vinars notas sina casarsa iot licasis eitinars lens catrimin tariul. Na viola a Savariea sei sintio a son li seis una unar al siplea sotto na vampa di aria. Na viola viv besola na viola la memoart. Sintansi che a parzora di nasofe pensan, na viola ai a cianta, che i sigus di sinisa e sin sot chi sta planta, stringzimmi contra il stomi massa vifi il vistut. Dispeada la viola pardut il monta rit, e ora chi riguardi che i sigus carevochin dall'orizzonte azzur, un sunsur calminciocca. L'azzur, per aula crota, besola tal silenzi dal seil. Sina casarsa, a son li seis, os min pensi. Io non ho legami particolari con territori o luoghi in cui ho vissuto. Ho cambiato qualche città, ho cambiato tante case, ma di base il punto centrale è sempre stato la cameretta. Diciamo che ho una percezione dello spazio che è abbastanza rudimentale, quindi si basa quasi del tutto sulla dicotomia dentro-fuori, aperto-coperto, e quindi i posti che mi piacciono in genere hanno questa caratteristica. Per esempio, quando vivevo in questa zona di Padova, venivo a passeggiare spesso qui sull'Argine, che dà sul Bacchiglione, e poi scendevo su questo spiazzo che è all'aperto, ma allo stesso tempo è coperto, cioè c'è una specie di soffitto che in qualche modo protegge dal cielo, per così dire. E ogni tanto passava qualche canoa, e di sopra abbiamo le persone che fanno quello che non so fare io, cioè sport, e non mi possono vedere. E quindi io posso stare lì coperto, ma all'aperto, protetto dal cielo, e a guardare l'acqua. Il cielo si trasforma sotto gli occhi di chi guarda. È più veloce degli alberi che crescono, più lento dello sguardo che lo passa in rassegna cercando qualcos'altro, ma che sia sempre al di qua, da questa parte concava del cielo. E quindi facce, progetti, ombre, ricordi
di appuntamenti persi con il tempo e ancora sagome, aerei, dita puntate, sogni, proiezioni, nuvole. La più insulsa forma di intrattenimento, perché il cielo si trasforma continuamente e si spegne di regola e delude, come sempre, le cose che si amano.